Ciao bibliofili, sono Gabriella, bentrovati sul mio canale. Oggi vi porto la recensione di Ink di Alice Broadway, un libro che è stato portato in Italia il 12 giugno di quest'anno dalla Rizzoli con la cover originale. Tra l'altro, una cosa che non si vede quasi mai in Italia, la cover, appunto questo effetto che di solito vediamo con le cover americane, ma finalmente anche in Italia abbiamo questo effetto meraviglioso, un po' come si suol dire, che sbrilluccica della cover. È meravigliosa, mi piace tantissimo, ogni dettaglio è stupendo, è un libro meraviglioso anche solo a guardarlo. Il prezzo è di 18 euro, e appunto potete trovarlo in libreria su Amazon. Come al solito vi lascerò il link qui sotto. La Rizzoli mi ha mandato il PDF di questo libro e io non potevo in realtà non acquistare la copia cartacea, quindi ringrazio la Rizzoli per il PDF, ma io alla fine ho comprato il libro cartaceo perché è meraviglioso e perché la storia già mi ispirava tantissimo. Ma di cosa parla questo libro? Ci troviamo in un mondo distopico, mettiamola così, in cui i tatuaggi sono la base di tutto, cioè da quando si nasce per tutta la vita ci si tatua qualsiasi cosa accada nella propria vita: successi, fallimenti, il proprio lavoro, la propria famiglia, cioè proprio un albero genealogico da tatuarsi sulla schiena, le proprie relazioni amorose, se si diventa più o meno un criminale ci sono dei tatuaggi anche per quello, se si diventa un uomo di successo, una donna di successo, se si ha un figlio, se questo figlio non c'è più, se questa persona della famiglia non c'è più, insomma c'è un tatuaggio per ogni evento della vita. E il mondo si divide fra coloro che si tatuano fin dalla nascita con il nome e poi l'albero genealogico, in quanto il primo tatuaggio ci viene detto sia 2 giorni dopo dalla nascita, e che sono appunto i marchiati, cioè coloro che hanno i tatuaggi e vivono questa vita che farà sì che loro poi, una volta che muoiono, vengano poi trasformati, cioè vengono proprio scuoiati essenzialmente per essere trasformati in veri e propri libri di pelle. Cioè tutti questi tatuaggi vengono presi dalla pelle della persona che non c'è più e vengono trasformati in un libro di pelle. Questo libro di pelle sarà poi sottoposto a un giudizio da parte del governo, e se la persona che portava questi tatuaggi era giusta, degna, una persona per bene, insomma, il libro potrà essere conservato dalla famiglia. Se invece questa persona non era degna, non era una brava persona, il libro viene gettato fra le fiamme. Quindi questi sono coloro che appunto vengono detti i marchiati, comunque coloro che si tatuano fin dalla nascita fino alla morte. Mentre ci sono dall'altra parte persone che non vivono con queste persone, che sono molto fanatiche anche rispetto ai tatuaggi e tutta questa sorta di religione davvero che c'è dietro a tutto questo, che sono gli intonsi. Gli intonsi vivono appunto lontano, ci viene detto in alcune pagine che ci sono state delle guerre, delle battaglie, dove alla fine gli intonsi vengono cacciati via. Gli intonsi sono coloro che non si tatuano, sono con pelle praticamente priva di tatuaggi perché non credono in tutto questo fanatismo. Parlo di fanatismo perché è proprio così, cioè si vede come queste persone che si tatuano, comunque la maggior parte di queste persone, vengono traviati fin dalla nascita e quindi pensano che chi non ha i tatuaggi è qualcosa, è qualcuno di terribile, un mostro. Tant'è che ci sono ogni tanto anche delle favole che vengono raccontate dove si vede da dove è nato tutto questo mondo. La favola della strega bianca ci fa vedere proprio la strega bianca come qualcuno che è intonso, mentre poi la sua sorella marchiata che invece è la bontà, e c'è poi la storia del santo, è tutta una religione intorno a questi marchiati. La cosa bella è proprio questa, cioè del fanatismo che ricorda alcune religioni, o comunque alcuni credenti di alcune religioni, che è presente in coloro che si marchiano, che vedono gli intonsi come i mostri, come coloro che sono delle persone orribili per il fatto che non si tatuano, gli intonsi che invece vivono lontani, ma c'è sempre la paura che possano ritornare, avere delle spie, cominciare un po' a radicarsi fra la comunità invece di coloro che si marchiano. La storia è narrata dal punto di vista della protagonista Leora, che non ci viene detto quanti anni abbia, ma secondo me un 18 anni al massimo. Quindi la storia è narrata dal punto di vista di Leora in prima persona, cosa che secondo me ha un po' tolto qualcosa alla storia, ma ne parliamo dopo. Leora che ci viene detto fin dal principio sa che il padre sta per morire. Nel momento in cui il padre muore, lei è però convinta che la sua cerimonia
di trasformazione in libro e di pesatura dell'anima, perché così viene chiamata, sarà semplicemente una formalità, perché suo padre è sempre stato un uomo buono, sempre lavoratore, sempre gentile, amabile e tutto il resto. In realtà si scopre che ci saranno delle complicazioni, e si scopre questo perché? Perché Leora nelle prime pagine assiste a una marchiatura pubblica che non si teneva da tanto tempo, ma che il nuovo sindaco vuole che comincino a riessere nella quotidianità più o meno della gente di questa città, di questo mondo. Marchiatura pubblica, cioè un criminale viene marchiato dietro la nuca, gli si tagliano i capelli e viene marchiato con un corvo. Chi ha un corvo come tatuaggio sarà un dimenticato, quindi il suo libro non andrà a superare la prova della pesatura dell'anima e sarà lanciato fra le fiamme. Ovviamente poi i capelli ricrescono e non si sa chi abbia il corvo o meno, e quindi Leora ricorda qualcosa legato a suo padre. Suo padre, che è una figura molto misteriosa, la più misteriosa secondo me di questo libro, perché appunto vedremo che ha una storia molto particolare, un passato diverso, oscuro, legato sia ai marchiati sia alle altre persone che non sono propriamente marchiati. La storia è essenzialmente questa. Allora, il libro mi è piaciuto molto. Un buonissimo esordio per l'autrice, ho visto che è il suo primo libro, in inglese è già uscito il secondo, penso sarà una trilogia ma non ne sono sicura. Un buon primo libro a cui ho dato 4 stelline, ma secondo me è un più 3,5/4, perché, come dicevo prima, il fatto che la narrazione sia in prima persona da parte di Leora ha lasciato da parte molti aspetti della trama, cioè il mondo sì ci viene descritto molto bene appunto questa differenza fra marchiati e intonsi, le favole, un po' come funziona il mondo viene descritto, ma ci si ferma lì. La cosa più bella secondo me di questo libro è proprio questo, cioè l'idea originale, il fatto che comunque i tatuaggi vengano fatti così senza neanche pensarci troppo, quando in realtà ovviamente si sa che quando si fa un tatuaggio bisogna pensarci bene perché ti rimane a vita. Io stessa ne ho 4 e ci ho pensato bene prima di farli, invece queste persone sono talmente appunto convinte che i tatuaggi si debbano fare fino alla nascita che per ogni cosa se lo fanno, mentre appunto si vede come da una parte ci siano queste persone appunto veramente fanatiche, tant'è che l'autrice è anche laureata in teologia, ecco perché secondo me c'è molto fanatismo che ricorda le religioni, e dall'altra parte ci sono gli intonsi che invece credono che tutto questo sia inutile perché si è ricordati anche senza che ci sia un libro di pelle. E ci sono molte favole, questo è stato fatto veramente benissimo, ma il fatto che sia Leora a raccontarci questo fa sì che la trama abbia qualche buco, nel senso non viene descritto propriamente il mondo in cui ci troviamo, Leora si muove sempre fra gli stessi posti, cioè casa sua, il museo, un po' in giro per la città, la casa della sua migliore amica, ma niente di più. Non ci viene descritto quasi nulla, così come i personaggi al di fuori di Leora rimangono lì statici, sempre in quei luoghi in cui li troviamo sempre, per dire, la madre la troviamo sempre a casa, Verity, la migliore amica di Leora, la troviamo sempre o a casa sua o dove lavora. Ci sono poi altri personaggi che avranno a che fare con Leora che sono sempre lì, non si muovono. Ecco, questo secondo me pecca un po', nel senso sono molto statici, non sappiamo quasi nulla di loro, c'è semplicemente lo scambio di battute e finisce lì, perché il libro si incentra molto 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 più che sulle battute, sullo scambio di battute, su quello che accade riguardante la vicenda del padre, sui pensieri di Leora. Tantissimo, Leora fa veramente tanti tanti pensieri introspettivi, a volte anche troppi. Ci sta che, essendo una ragazzina che sta entrando nel mondo degli adulti, che abbia il sogno di diventare una tatuatrice, abbia alcuni dubbi, sia su se stessa, sul suo fisico che sulle sue capacità, e cominci ovviamente, una volta che si scopre che il padre magari non era quel santo di cui tutti erano convinti, ci sta che abbia dei dubbi sul governo in generale, sui marchiati, sugli intonsi. Bene, secondo me questo aspetto però è stato un po' troppo esagerato, cioè avrei preferito vedere più azione, più dialoghi che mi fanno vedere davvero il rapporto che ha Leora con tanti personaggi, perché comunque ci sono molti personaggi secondari, piuttosto che vedere per lo più dialoghi interiori di Leora con se stessa. Quindi questo non mi ha fatto impazzire. Secondo me però questo libro è proprio la preparazione agli eventi che effettivamente accadranno nel secondo, perché finisce con un cliffhanger
non strabiliante, ma c'è comunque un cliffhanger, quindi secondo me nel secondo libro ci sarà la vera e propria azione. Però ripeto, è un libro molto bello per l'idea, perché secondo me l'autrice è stata geniale in questo, creare questo mondo fra marchiati e intonsi, favole che ricordano anche le nostre favole tradizionali, ma riadattate in questo modo, in cui c'è il santo, la strega, insomma è tutto molto bello da questo punto di vista. La pecca, l'unica pecca appunto secondo me, è che narrato in prima persona perde un po' di tutto il mondo che potremmo scoprire in questo mondo che alla fine è distopico. Comunque, ripeto, è un libro che mi è piaciuto molto, l'ho divorato in pochissimi giorni, lo stile è abbastanza semplice, scorre che è un piacere e secondo me è un ottimo libro d'esordio per ragazzi con una storia molto originale di cui non avevo mai letto alla fine in questo mondo dei tatuaggi. Quindi lo consiglio perché a me è piaciuto molto, sono molto curiosa di vedere se il secondo appunto mi darà più azione, quindi speriamo bene. Ripeto, è un libro che consiglio, soprattutto se amate appunto questo genere e se vi ha stuzzicato la storia dei tatuaggi, secondo me è veramente molto originale. Quindi io ringrazio ancora la Rizzoli per aver portato in Italia questo libro, spero che questa recensione vi sia piaciuta o vi abbia invogliato a leggere questo libro, perché secondo me merita davvero, infatti vi giuro non vedo l'ora di leggere il secondo. Fatemi sapere se voi l'avete letto o volete leggerlo, volete altre informazioni, chiedete pure qui sotto il link per acquistarlo e niente. Entrate anche voi nel mondo di Ink perché ne vale la pena. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi lascio qui sotto, oltre il link per acquistarlo come vi ho detto, tutti i link dei miei social, come sempre lo sapete, programma di affiliazione Amazon, Pampling, tutte cose che già sapete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!